La fine del mondo, che era stata scongiurata nell'episodio precedente, non c'è stata. Ma bensì la fine di qualcosa, come proclama sfacciatamente il titolo del finale, c'è stata. Qualcosa di sinistro sta succedendo nella fattoria di Sissi e ci vorrà la forza combinata dell'Accademia per riportare la linea temporale di nuovo alla normalità. E poiché questa è una serie di supereroi, la soluzione prevede principalmente molti pugni e calci. Se il penultimo episodio ha coinvolto la maggior parte dei ritmi emotivi di Umbrella Academy, il finale di stagione è l'occasione per mostrare il suo budget per gli effetti speciali, con gran parte del tempo trascorso in scene d'azione appariscenti e di grande impatto nella fattoria. All'inizio sembra che Vania debba cavarsela da sola. Quando chiede aiuto per salvare la donna che ama, i suoi fratelli rifiutano goffamente prima che Klaus inizi una reazione a catena comprensiva che finisce con tutti al suo fianco. I ragazzi Hargreaves arrivano alla fattoria e trovano Harlan coinvolto in una specie di orribile ciclone di energia. Non è chiaro il motivo per cui i superpoteri di Harlan dovrebbero anche far nevicare. Mentre Vania cerca di aiutarlo, Landler arriva per rapire Harlan e far fuori 5 e i suoi fratelli in piccioni una volta per tutte. E quando 5 cita «Tu e quale esercito?», Landler risponde con «Questo», mentre centinaia e centinaia di agenti della commissione si riversano alle sue spalle. I nostri eroi, in qualche modo, sopravvivono alle migliaia di pallottole sparate, perché a quanto pare gli agenti più letali della commissione non possono colpire nemmeno un singolo bersaglio di dimensioni umane, e i poteri del violino bianco di Vania sono sufficienti per eliminarli tutti. Ma Landler ha un ultimo asso nella manica, scatena Layla, che da sempre nasconde un segreto. Anche lei ha un superpotere. Umbrella Academy non lo spiega, ma per quanto possiamo ipotizzare, il potere di Layla è un po' come quello di Rogue degli X-Men, o per i più nerd Peter Petrelli di Heroes. Può prendere in prestito il superpotere di chiunque incontri. Mentre Layla affronta i ragazzi Hargreaves, usa ciascuno dei loro poteri, lanciando un'onda sonora su Vania, ordinando ad Allison di smettere di respirare e teletrasportandosi dappertutto in una situazione di stallo alla Matrix con 5. Questa svolta spiega alcune delle decisioni più sconcertanti dell'Handler durante la stagione. Alla fine sembra che il suo obiettivo fosse simile a quello di Reginald Hargreaves, radunare un gruppo di ragazzi con poteri e crescerli per adattarli ai suoi obiettivi. Come i ragazzi Hargreaves, Layla è nata il 1 ottobre 1989, il che significa anche che ce ne sono altri 35 che ancora non conosciamo. Ma Harlan ha qualcosa di diverso. Un ragazzo che è stato infuso dei superpoteri quando Vania lo ha salvato dall'annegamento. Rapirlo è un'opportunità per Landler, quindi ha un senso cupo quando si intrufola nella stalla e spara ogni singolo membro dell'Accademia, oltre a Layla, per avere un nuovo inizio con Harlan. Sfortunatamente per Landler, anche l'assassino svedese sopravvissuto è deciso a vendicarsi, quindi arriva pochi istanti dopo e la uccide. 5 sfrutta i suoi superpoteri di viaggio nel tempo per riavvolgere tutto e risolvere la situazione, con nessun morto tranne Landler. E così il mondo è salvo. Ancora. Il che significa che il resto dell'episodio si concentra su questioni in sospeso e prova a impostare una terza stagione. Layla prende una valigetta del tempo e si teletrasporta via, ma è destinata a riapparire in un momento inopportuno in futuro. L'assassino svedese, dopo aver concluso che Landler è sempre stata il suo vero nemico, se ne va, senza uccidere nessun altro. Vania riassorbe i superpoteri di Harlan, salvandolo dal tipo di infanzia che è stata così dolorosa da sopportare per lei. Lei e Sissi condividono un addio in lacrime, con Sissi che progetta di portare Harlan in California per crescerlo in pace e sicurezza, anche se giurano di riunirsi se le linee temporali lo permetteranno, quindi chi lo sa? Con tutto più o meno risolto, è tempo che i ragazzi Hargreaves tornino nel 2019. C'è un montaggio finale dove vediamo Vania mettere la testa sulla spalla di Diego, che sembra un cenno al rapporto più stretto tra i fratelli nei fumetti, dove viene anche accennato che Diego potrebbe avere una cotta per lei. La domanda che ci poniamo è: la seconda stagione di Umbrella Academy è servita a qualcosa? Dato che ha riportato tutto allo status quo dell'inizio della serie. La risposta a questa domanda arriva in una lettera che Allison lascia per Ray.
La sequenza temporale è tornata alla normalità, dice, ma quel tempo l'ha cambiata, come ha cambiato tutti gli altri. Qui Umbrella Academy sta sostenendo che la crescita interiore dei personaggi è importante tanto quanto qualsiasi cosa accada effettivamente nel mondo. L'impatto su persone specifiche come Rei e Sissi potrebbe essere piccolo in senso pratico, ma le loro esperienze e l'impatto sulle persone che li amavano, come Allison e Vania, è un evento sconvolgente quanto, beh, la fine del mondo. L'intera stagione diventa così solo una citazione estesa del Mago di Oz, con i ragazzi Hargreaves che tornano nel 2019 per scoprire che non c'è più il posto che chiamavano casa. Mentre vagano nel posto in cui sono cresciuti, notano che alcune cose sembrano fuori posto, quasi come se non fossero tornati a casa, dopo tutto. Si scopre che giocare con il passato può avere delle vere conseguenze perché in questo 2019 l'Umbrella Academy non esiste affatto. Ma esiste la Sparrow Academy, dice Reginald Hargreaves, mentre i nostri eroi incontrano i loro oscuri doppioni, apparentemente guidati dal non morto Ben Hargreaves. E da qui in poi ci sarà una lunga storia. Una delle ipotesi è che gli incontri del giovane Reginald con i suoi futuri figli nel 1963 hanno cambiato il suo approccio alla genitorialità, il che ha portato alle versioni dei ragazzi della Sparrow Academy dell'universo alternativo e in qualche modo ha impedito la morte di Ben. Sarà interessante vedere come questi nuovi Hargreaves differiscano dalle versioni che conosciamo, in particolare una Vania i cui superpoteri non sono mai stati soppressi, così da vedere come sarebbe potuta diventare. Sissi e Harlan stanno per iniziare una nuova vita in California, e una breve inquadratura rivela che Harlan può ancora far levitare cose con i suoi superpoteri, quindi apparentemente Vania non ha assorbito tutto. L'unico assassino svedese sopravvissuto finisce per unirsi al culto dei Destiny's Children, quindi forse troverà un po' di pace dopo tutto.